Buonasera a tutti, quest'oggi siamo qui con Arturo Porcaro della Moretta, all'inizio della preparazione della squadra. Ti chiedo innanzitutto cosa ti ha portato a scegliere di restare qui al Moretta. L'anno scorso era il tuo primo in una realtà nuova rispetto a Narzole. Cosa hai di nuovo quest'anno? Ma allora, bentornati a tutti quanti. Innanzitutto io avevo già le idee ben chiare già aprile-maggio, quando stava per finire il campionato scorso, perché comunque tra di noi più vecchiotti, comunque il gruppo col mister, volevamo rimanere uniti e secondo me potevamo rimanerlo quasi tutti quanti, poi qualcheduno è andato via. Tra di noi ci troviamo bene, Moretta è una società sana, ci troviamo bene, non ci fanno mancare nulla, quindi non mi sembrava il caso lasciare, come si dice, un lavoro a metà via, come abbiamo fatto l'anno scorso, che l'anno scorso siamo partiti male all'inizio, però poi abbiamo fatto secondo me, un grandissimo girone di ritorno e secondo me è una cosa che come obiettivo ce lo dobbiamo mettere in testa, che dobbiamo fare tutto l'anno, non solo più il girone di ritorno. Questo assolutamente sì, ti chiedo dallo scorso anno anche ti porti l'esperienza, no? Perché come dicevi tu, un gruppo nuovo, un mister nuovo, Certo. ha la sua prima esperienza con la prima squadra. Dall'anno scorso cosa ti senti di portare a quelli che sono arrivati quest'anno invece alla Moretta? Beh, sicuramente l'anno scorso comunque, come mi ricordo, che nell'intervista che mi avevi fatto appena ero arrivato, comunque tra mister nuovo eravamo 15-16 giocatori nuovi, ci stava che ci dovessimo mettere un pochettino ad amalgamare il tutto, no? Secondo me quest'anno la maggior parte ci conosciamo già tutti, comunque abbiamo fatto un anno insieme, tra spogliatoio, tra campo più o meno, comunque ci vedevamo 4-5 volte a settimana, meno male, e sei quasi di famiglia, quindi inizi a conoscere i pregi e i difetti di uno o dell'altro, e quindi ora ci conosciamo, poi io questo che inizio il mio 12° anno di prima squadra, qualche cosina ai giovani, non tutto, però qualcosina ai giovani posso insegnargliela. Quindi noi vecchi siamo dei bravi ragazzi, non siamo i vecchi di una volta, quindi secondo me possiamo aiutare quei pochi nuovi, comunque i nuovi che sono arrivati li possiamo aiutare tutti quanti e potremmo fare bene. Ti chiedo ancora questo, il tuo ruolo non è mai troppo ben definito, no? Sei un po' difensore, un po' terzino, un po' centrocampista. Ti chiedo, intanto se hai già idea della collocazione che potresti avere quest'anno oppure se resterai un jolly? Ma allora, secondo me, io nasco terzino e penso che il mio ruolo sia quello. Poi sono uno che non si tira mai indietro, avete un po' imparato a conoscermi, penso di avere un grandissimo cuore e il mister dove ha bisogno mi mette, io senza batter ciglio lo faccio come il soldatino, giù la testa, corro e cerco di limitare un po' tutto quanto. Quindi, dove ha bisogno io per la squadra gioco anche in porta se c'è bisogno, quindi non ho nessun problema. Però il mio ruolo è il terzino, quindi vediamo, dai. Obiettivo personale per questa nuova stagione? L'obiettivo personale, lo dicevo prima ai ragazzi, siccome penso di essere una persona abbastanza calda in campo, l'anno scorso secondo me ho avuto un paio di espulsioni in più, l'obiettivo personale di quest'anno è prendere un massimo di 4 gialli, che secondo me, per come sono io, è l'emblema, quindi il mio obiettivo è quello. Poi quello che viene in più è, poi ripeto, per me se vinciamo tutte le partite, a me importa la squadra, quindi mi va bene tutto. Grazie mille. A voi. Grazie mille. Grazie.